Cena torna a vincere e lo fa nella pallavolo e non nella pallacanestro, e già questa è una grande novità. Sì, questo per noi è una grande scommessa vinta oggi, anche se è la 2, però noi veniamo da un piccolo paese come Chiusi, veniamo dalla Serie C, per cui riuscire a portare Siena, la città di Siena, il brasone di Siena in una location così importante, piena di tifosi, e per un grande sport come la pallavolo è una grande soddisfazione, francamente se lo merita, perché Siena è una città stupenda, è in un momento di difficoltà, ma noi siamo senesi, anche se non lo siamo della città, ma siamo senesi e siamo fieri, viva Siena! Avete vinto la Coppa, adesso all'orizzonte ci sono dei playoff importanti per magari fare un altro passo avanti. Sì, beh, noi abbiamo costruito questa squadra per due obiettivi, questo, e l'abbiamo centrato, e adesso sì, penseremo ai playoff e non neghiamo che la nostra ambizione è cercare di riuscire a raggiungere la Superlega. Ci proveremo. C'è un problema a palazzetto, c'è un problema di deroghe, come si supererà questa cosa che sembra che a fine gennaio, no? No, è stato già risolto, c'è una deroga, ma quello è un problema che affronteremo con la polisportiva Menzana e con il comune, ma sicuramente lo risolveremo sicuramente. E quindi non è quello un problema, abbiamo un bellissimo palazzetto pieno di trofei, di scudetti. Oggi per me è un grande onore portare una coppa non di basket ma di pallavolo nel tempio del basket del palestra. Questa vittoria l'avete ottenuta anche grazie ad una bandiera della pallavolo come Paolo Toffoli, quindi un altro successo. Paolo è un ragazzo stupendo, umile, un grande professionista, sempre con i piedi per terra, e quindi lui è veramente l'esempio della Emma Villas. Sono fiero di lui, è una persona che merita questo successo.